Ben ritrovati ad Agri News, il TG dell'agricoltura a firma di Veneto Agricoltura in collaborazione con CSQA, Bioagro, Intermizzo e ARPAV. La carenza d'acqua continua a creare disagi, soprattutto in tema di produzioni agricole, in questo caso del riso. Dal sondaggio dell'Ente Nazionale Risi è prevista infatti una riduzione della superficie coltivata a riso del 2,37% solo nel territorio veronese. I produttori lamentano che il calo delle semine non è tuttavia solo legato al meteo, ma anche ai prezzi competitivi dei cereali che stanno spingendo alcune aziende agricole a scegliere mais o soia rispetto al riso. Si pensa a metodi alternativi di produzione come la semina in asciutta o il posticipo di questa a maggio. Oggi nel nostro servizio vi parliamo di come ridurre l'uso dei diserbanti seguendo il progetto H2020 IVM Prise, ossia riducendo al minimo l'utilizzo di agenti chimici. Ridurre l'uso dei diserbanti sulle colture agrarie è possibile fin da subito in modo significativo. È possibile applicando le tecniche agronomiche, ma soprattutto applicando le innovazioni tecnologiche. È quello che ci dimostra il progetto europeo IVM Prise, Horizon 2020, che su mais, con macchine innovative, riesce a diserbare solo la fila e a lavorare meccanicamente l'interfila molto vicino alla fila della coltura. In tal modo si riduce l'uso dei diserbanti di oltre il 70%. Qui abbiamo una sarchiatrice che si chiama Intelligente, che è dotata di una telecamera che vede in modo continuo la fila di mais e trasmette delle informazioni ad una centralina, la cui centralina ci permette di eseguire degli spostamenti di sarchiatura in modo continuo senza danneggiare le altre file di mais. La riduzione della produzione, la sua polverizzazione, la costante macellazione delle vacche provano una contrazione della disponibilità che si riflette per ora nell'aumento del prezzo del latte spot. Le previsioni sono pessime, sono queste le parole dell'assessore regionale all'agricoltura Federico Canerri, il quale teme il rischio di non trovare più latte di prima qualità derivato dal settore agroalimentare locale a favore di quello importato dall'estero. Proprio per contrastare il calo di produzione, l'assessore ha annunciato un'azione di pressing sul governo e sul ministro competente al fine di porre rimedio alla situazione di estrema difficoltà per gli allevatori. L'8 aprile la Giunta regionale del Veneto ha approvato il bando che ha come oggetto l'elargizione, previa verifica dei requisiti di legge, di contributi alle amministrazioni pubbliche, ai consorzi di bonifica, alle associazioni riconosciute e non riconosciute, non aventi caratteri di impresa. Tra le finalità del bando vi sono quello di promuovere e sostenere l'incremento delle superfici boscate, l'erogazione di contributi finanziari all'impianto di boschi di pianura, la realizzazione e ampliamento di boschi periurbani e la realizzazione di parchi urbani. Come sempre spazio al nostro agrometeo a cura di ARPAV, l'Agenzia Regionale di Prevenzione e Protezione Ambientale della Regione del Veneto. La maggiore disponibilità idrica e l'aumento delle temperature che la scorsa settimana sono decisamente salite sopra i valori medi del periodo hanno dato una spinta ulteriore allo sviluppo di tutte le colture, tanto che la maturazione commerciale delle primizie di ciliegie dovrebbe avvenire già nei prossimi giorni. Fino a lunedì prossimo, dopo un temporaneo calo termico previsto a metà settimana, le temperature torneranno a salire, restando ben sopra la norma, mentre non vi saranno precipitazioni di rilievo, ad eccezione di qualche temporale. Prodotti a chilometro zero, prodotti stagionali, grazie ai consigli del nostro esperto di cucina, Alessandro Mazzone. Finalmente una ricetta di strada, anche se di solito è una ricetta tradizionale. Parliamo del baccalà mantecato che serviamo su una polenta biancoperla Presidio Slow Food croccante che abbiamo leggermente fritto, cominciando con la polenta. L'altezza dovrà essere di circa 2 cm e andiamo a friggere dopo una leggera panatura. Tempo qualche minuto, la polenta sarà pronta, il contrasto piacevole sarà tra la parte esterna croccante e la parte interna invece che rimane morbida. Asciughiamo con un po' di carta forno e andiamo ad impiattare. Prendiamo la polentina, pizzico di sale, sac à poche, baccalà mantecato precedentemente preparato, andiamo a formare questa nuvola di baccalà, finiamo con il radicchio tardivo di Treviso IGP.
andremo ad abbinare una rarità enologica che sono felicissimo di presentarvi, una bollicina molto importante. Questo è una Vendemmia 2004 che andrà a sgrassare la bocca ad ogni boccone di baccalà. Grazie per l'attenzione, AgriNews torna nella prossima puntata, seguiteci anche nelle nostre pagine social.